Salve, bentornate e bentornati su GDR per tutti. Questo è il periodo dei video che avremmo dovuto registrare all'inizio del canale, dopo quello in cui spiegavamo cosa fosse il GDR, ma insomma, stiamo rimediando adesso. Oggi quindi speriamo di essere d'aiuto a chi vorrebbe condividere la sua grande passione per il gioco di ruolo con amici e, perché no, parenti, ma nel fare questo si trova davanti muri impenetrabili. Quindi, la domanda di questo video è: come introdurre le persone ai GDR? Partiamo col dire che non a tutti piace ruolare e non è assolutamente normale. Beh, Matteo, ad esempio, il calcio non fa né caldo né freddo Aspetta, ma e c'era scritto ed è assolutamente mi normale. rifiuto. È come chiedere a un demone di fare il segno della croce, non puoi. Partiamo col dire che non a tutti piace ruolare allo stesso modo ed è assolutamente normale. Beh, Matteo, ad esempio, il calcio non fa né caldo né freddo, e ad altri tutto il contrario. Me piacciono i conigli e ad un sacco di altre persone i cani, e così via. Si tratta di gusti. Certo, i giochi di ruolo vi devono piacere per forza, questo è premesso, poi potete decidere l'intensità. Quindi, se vi accorgete che al vostro amico i GDR non piacciono abbastanza, forzate la mano. Come no? Questo video è diseducativo. Quindi, se vi accorgete che al vostro amico i GDR non interessano abbastanza, non forzate troppo la mano. Questo è un, diciamo, primo step nel vostro percorso di iniziatori. Il passo successivo è scegliere il regolamento su cui strutturare la campagna, ovviamente. Noi vi consigliamo qualcosa di non troppo complesso. Per intenderci, D&D quinta edizione è proprio il massimo a cui potete aspirare, perché oltre si rischia di, insomma, di confondere i novizi. L'ideale sarebbe Savage Worlds, un gioco simile dal punto di vista della semplicità e della flessibilità in quanto ad ambientazione, come ad esempio Fate. Tra l'altro, un sistema semplice vi agevolerà nella gestione di un novizio. È inutile dotarlo di 3.000 abilità senza che poi se ne ricordi mezza. Bisogna partire per gradi, anche perché se poi lo confondete, scappa. E qui arriviamo al terzo punto di questo, diciamo, elenco che vi stiamo facendo. È utile, ma in realtà non indispensabile, avere al tavolo giocatori che conoscano già il regolamento e che quindi possano aiutare gli altri. Questa precauzione vi faciliterà soprattutto nel caso in cui i nuovi arrivati siano uno o due, ma tre, quattro, cinque, anche tutto il gruppo. Punto numero 4, la gestione della campagna. Il nostro consiglio, sempre che siate voi a masterare, è di creare qualcosa di non troppo complesso, che duri non più di 7-8 sessioni e che metta d'accordo i gusti di più o meno tutti. Per un fan di Star Wars sarà molto semplice entrare nel personaggio e nell'atmosfera generale se si troverà a giocare un Jedi durante le guerre dei cloni, no? Se invece una passione di Star Wars lo costringete a giocare il Signore degli Anelli, si troverà magari un po' spaesato. Infine, se la persona o le persone in questione non sanno assolutamente di cosa stiate parlando quando proponete loro una campagna, anzi vi fanno domande imbarazzanti su certe cose che non diciamo perché sennò YouTube ci demonetizza i video ancora prima di averceli monetizzati, cercate magari di riassumere al meglio cosa sia il GDR, ad esempio proponendo loro la visione dei nostri video. Detto questo, speriamo che il video, pur nella sua brevità, vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a mettere like, a condividerlo e se vi interessasse rimanere aggiornati sui nostri prossimi progetti, ad iscrivervi al canale. Naturalmente, come sempre, non siamo entrati troppo nello specifico per non dilungarci, ma se volete approfondimenti su questo argomento, vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti. Grazie per la visione e alla prossima!